L'impero Mogul prosperò durante i secoli XVI e XVII, diffondendo la cultura musulmana, e in particolare quella persiana, in vaste aree del subcontinente indiano. Il terzo imperatore, Akbar I, salì al potere nel 1556 e si dimostrò un abile condottiero militare, un eccellente governatore e un generoso magnate. L'arte di corte rifletteva l'atteggiamento tollerante dell'imperatore nei confronti di altre culture, incorporando influenze persiane, indiane e talvolta perfino europee. Con il regno di Akbar, l'arte mogul si sviluppò in uno stile identificabile, nel quale il realismo e l'attenzione per i dettagli si affiancavano alla prospettiva aerea. Verso la fine del XVI secolo, Bazavan, un artista originario dell'India settentrionale, si unì alla corte di Akbar. Le opere che sono arrivate fino a noi, circa un centinaio, ci mostrano la sua bravura nella rappresentazione dello spazio e nell'uso di vividi contrasti tonali per rendere il dinamismo delle scene e le marcate caratterizzazioni. Il dipinto, L'avventura di Akbar con l'elefante Abai, è preso dalla biografia ufficiale dell'imperatore e raffigura un episodio che ha luogo nel 1561 all'esterno del forte di Agra, nell'India nord-occidentale, nel quale l'imperatore monta il più feroce degli elefanti reali. Nell'opera vediamo Akbar e l'elefante lanciati all'inseguimento di un altro elefante, Ranbaga, attraverso un ponte di barche sul fiume Yuma. Una scia di devastazione è la conseguenza di questa caccia, servi in fuga e barche affondate. L'uso della prospettiva per raffigurare il forte in lontananza suggerisce che Bazavan prese ispirazione dalle tecniche adottate in Europa e nella tradizione persiana. Tutte le scuole di pittura miniata Mogul sono caratterizzate da una ricca palette di colori, dettagli in oro e un raffinato uso del pennello come in questo dipinto. Pochi però hanno saputo eguagliare la maestria di Bazavan, vero genio dell'arte indiana. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.